I cittadini di Cosenza stanno reagendo molto bene, devo dire che sono responsabili, sono persone che vivono questo momento di, insomma, sì, di preoccupazione con un grande spirito, diciamo, di collaborazione, ma anche con la determinazione giusta. Non bisogna farsi prendere dal panico, però bisogna essere prudenti, bisogna lavorare perché qui non abbiamo ancora casi a Cosenza, abbiamo pochi casi in Calabria, ma potrebbero verificarsi e potrebbero essere anche, ci potrebbero essere situazioni poi di pericolo, ma soprattutto per non avere poi un sistema sanitario che possa accogliere poi quelli che sono i malati che hanno bisogno di terapia intensiva, di respirazione forzata. Quindi Lei ha fatto una sì, richiesta io ho fatto una richiesta precisa. precisa alle autorità sanitarie, la faccio soprattutto perché il sindaco della città capoluogo è la massima autorità sanitaria quando si verificano situazioni di questo tipo, come un'epidemia, quando lo sono anche come sindaco della città capoluogo, sono anche presidente della conferenza dei sindaci in materia sanitaria e quindi ho fatto una richiesta ben precisa, che è quella di lavorare adesso affinché si possano predisporre le condizioni nel momento in cui io, malauguratamente, io spero che questo non avvenga. Ci sarà pure un picco di casi qui nel nostro territorio, possiamo avere poi a i cittadini possono avere a disposizione gli ambienti protetti che nelle nostre strutture sanitarie, nel nostro ospedale possano accoglierli in sicurezza. Quindi penso che oggi noi avremo la possibilità di spostare alcune tipologie di ammalati, alcuni pazienti che possono, che non hanno, che non sono magari, che possono essere gestiti diversamente per le loro condizioni, anche per la tipologia della malattia, in altre strutture che sono semivuote, come San Marco, come l'ospedale di San Marco Argentano, come l'ospedale di Rogliano, e predisporre invece all'interno del nostro ospedale, perché è difficile farlo all'esterno adesso, perché ovviamente questi ambienti devono avere una ventilazione non protetta, devono avere gli elettromedicali, quindi potremmo all'interno, diciamo, di queste nostre strutture ospedaliere predisporre gli ambienti idonei. Io credo che questo debba farlo l'autorità regionale sanitaria e l'autorità anche regionale che è quella politica. Dopodiché, insomma, così saremo abbastanza più tranquilli rispetto al futuro.